Tantissimi ostunesi e anche tantissimi sudisti del sud, gente, giovani del sud, sono rimasti in Alta Italia per lavoro, per studio, eccetera, per rispettare le norme del Covid-19. Tra questi un ostunese che tutti conoscete e che tutti conosciamo ed è con noi in collegamento Skype Gaetano Pedraroli. Caro Gaetano, buongiorno. Ecco, diamoci questa opportunità. Grazie Lillo per questa bella presentazione e grazie a voi per avermi permesso questa opportunità. È un bel piacere poterti rivedere. E diciamo che noi adesso sono a Torino, quindi non ho molto tempo per vedere volti amici. È vero che siamo sempre in contatto con Skype, con WhatsApp ed altri strumenti telematici, però manca l'affetto di casa. Ecco, da quanto tempo che sei fermo lì in quella città? Fermo nel Beh, senso io che non sei inizio. potuto ritornare ad Ostuni quando era ancora possibile, insomma. L'ultima volta che sono stato a Ostuni è stata per le vacanze natalizie, quindi mo è da un bel po' che manco dalla mia cara Ostuni. Quindi quando c'è stato questo problema del blocco totale della movimentazione delle persone, hai sentito l'esigenza di rispettare le regole? Ho sentito l'obbligo morale di rispettare le regole perché io penso che ogni persona debba fare e debba avere il suo ruolo all'interno della società e quindi è un obbligo morale quello di rispettare questa legge per evitare possibili contaminazioni. Quindi, a parte questo aspetto, del quale aspetto prendiamo atto, tu sei un insegnante precario a Torino, insegni scienze gastronomiche. Quindi, con i tuoi ragazzi sei sempre in contatto anche in questo momento, perché adesso le scuole sono sempre attive a livello online. Sì, la mia scuola ha attivato proprio questo modulo online, facciamo lezioni sia via Skype ma via Meet e anche altri portali ed è bello creare sempre questa interazione con i ragazzi che saluto perché sicuramente domani vedranno questo nostro servizio e li saluto e loro sono sempre attenti alle mie lezioni, quindi è una bella soddisfazione. Quindi, oltre ad essere un giovane tenore, sei anche un appassionato di gastronomia. Sì, io dico sempre, la gastronomia, la cucina nutre il corpo, mentre il canto nutre l'anima. E quindi che cosa c'è di più bello? Ah, indubbiamente. E io penso al tuo babbo che se uno lo vede dice subito che un bravo degustatore di cibo, insomma. Certo. Io infatti permettimi, ringrazio sempre la mia famiglia perché in questo momento di lontananza loro mi sono sempre stati vicini e non mi hanno mai fatto sentire solo. Come ha detto anche Papa Francesco, la famiglia è il fulcro della speranza e quindi queste parole mi sono rimaste molto In impresse. effetti tu sei solo in quella casa da mesi, non, ti senti solo attraverso i mezzi di comunicazione con i tuoi e con le persone care, non hai nessuno vicino a te che ti possa dare un consiglio o esprimere un parere. Devi solo, quando senti la necessità, ti affacci dalla loggia, come si dice qua a Ostuni, no? E quindi lì poi esprimi tutta la tua... Tu abiti nel centro di Torino, in un paese vicino. No, io sono proprio a Torino, nel nord di Torino, quindi immaginate tutto il circondario che ogni tanto deve sentire le mie performance. Però è bello perché si è creata anche qui una bella comunità, c'è uno scambio di idee, scambio di canti, di musiche, quindi ci diamo compagnia uno con l'altro anche senza avvicinarci. Certo, c'è un bel focolaio lì da quelle parti, vero? Sì, qui la situazione è forse la situazione più tragica in questo momento, perché i numeri ancora sono molto alti. Noi non vediamo ancora la fine di questa epidemia, come invece sta avvenendo nelle regioni del sud. Però noi siamo molto speranzosi, non ci abbattiamo.
Quindi tu hai mandato un video tempo fa, non so se ce l'hai mandato tu, è arrivato a noi qui a Ostuni, cantavi sulla terrazza. Che canzone hai interpretato lì in quel momento? In quel momento ho sentito l'esigenza di cantare l'inno nazionale d'Italia, perché alla fine noi siamo tutti italiani e rappresentiamo una bella comunità. Proprio per questo avevo proprio l'obbligo di cantare l'inno. Difatti tutti quelli che abitano attorno ai condomini si sono tutti riversati sulla terrazza, a quanto pare, no? Quindi Sì, in quel poi. momento hanno visto l'artista, hanno conosciuto l'artista, anche se lo conoscevano così come insegnante, ma adesso hanno visto altre qualità di Gaetano. È vero, è verissimo, e la cosa che più mi ha commosso è stato il grande applauso finale, che non era un applauso solamente per la performance, ma era l'applauso proprio per l'Italia, per gli sforzi che stiamo facendo, per i sacrifici che ogni giorno continuiamo a fare. Ma ci sono tanti altri ostunesi che abitano da quelle parti, o tu sei il solo come ostunese lì in quella zona? Nella zona di casa, cioè nella zona, quindi nel nord di Torino, non ci sono molti ostunesi, però conosco anche altri ostunesi, ma in altre zone di Torino, ma non potendoci muovere è impossibile comunque avere interazioni. Io approfitto e colgo l'occasione per salutare un noto attore teatrale che si chiama Pietro, no? Il papà Pietro, no? Il grande Papà Pietro, attore, sì. eh sì, è il super impiegato delle poste con il quale ho avuto a che fare negli ultimi giorni e che mi ha dato una mano per risolvere alcune questioni. E anche la tua mamma che adesso ti vedranno e diranno: ma vieni qua, Gaetano. E allora, che cosa vuoi dire ai tuoi, visto che non gli hai detto in altre occasioni, non hai fatto non hai avuto nessun colloquio diverso, ma adesso approfitta per fare una dichiarazione anche ai tuoi, e poi la farai anche a tutti i concittadini. Certo, allora parto sempre ringraziando nuovamente i miei genitori, ripeto, sono stati veramente la mia forza, però vorrei fare un ringraziamento speciale a tutti i miei concittadini ostunesi che in ogni momento mi hanno scritto un messaggio, una chiamata, sono stati sempre vicini a me. E un ringraziamento anche a tutti coloro che sono in prima linea per combattere questo virus e anche a voi che date l'informazione bella. Io mi sento davvero della comunità ostunese perché ogni giorno vedo Lillo Zaccaria nel suo TG ed è spettacolare. Grazie, grazie Gaetano. Senti, allora noi adesso ci dobbiamo congedare perché diciamo che non possiamo stare molto tempo, altrimenti poi rischiamo che il TG poi non ci faccia passare questo nostro incontro. Ci dobbiamo congedare con una canzone che deve essere di auspicio perché un giorno ci svegliamo da questo incubo e ritorniamo ad essere liberi come eravamo prima. È Che cosa ti viene in verissimo. mente in questo momento? Immaginavo il torna sorriendo. Torna sorriendo. Sorriendo, torneremo nelle nostre terre. Ecco, quindi se vuoi ti canto anche un pezzettino. Eh no, ci fa piacere e con questo pezzettino noi poi ci salutiamo subito dopo, va bene? Grazie mille. Allora, siamo pronti per ascoltarti. E tu dici io parto addio, e t'allontane da suo cuore, da sta terra e dall'amore, tieno core e non torna, ma non me la sa, no d'arma suo tormento, torna sorriendo. Dedicata a Bello. tutti gli ostunesi che ti vogliono bene e Sempre, ai quali grazie a tu lui. vuoi altrettanto. Bene, grazie Grazie Gaetano. Ostuni, grazie Lillo, grazie alla radio. Grazie, buona continuazione di giornata a te e appena potrai, appena la legge ce lo consentirà, ritorna poi qui nella tua città perché ti vogliamo tutti abbracciare, va bene? Festeggeremo tutti insieme. Ciao Lillo, un saluto. Grazie, ciao, grazie.